Buongiornissimo Ame. Oggi ho deciso di girare a day in my life perché ho abbastanza la giornata piena. Ma che luce c'è? Io raga, mi sono letteralmente appena alzata, tipo da 10 minuti, il tempo di prendere la videocamera, fare pipì. Ed eccomi qua. E siccome oggi è la giornata abbastanza piena e devo fare il laser, ho detto cavolo, non posso girare un video make-up, un qualcosa del genere, perché con il laser non puoi truccarti sopra finché non ti si sfiamma. Quindi ho pensato, potrei fare un day in my life, perché comunque i vlog sono carini, intrattenitivi. Quindi non lo so, fatemi sapere se vi possono interessare altri vlog di questo tipo. E oggi si comincia la mia giornata, anche perché è abbastanza piena, adesso vorrei fare colazione, assolutamente. Vorrei truccarmi per fare un reel, poi dopo ho il colloquio con il terapista, devo andare a farmi il laser e i filler, quindi insomma è una giornata abbastanza piena, secondo me può uscire qualcosa di carino in questo video, un po' così. Fuori raga, c'è un tempo orrendo, praticamente ho tirato sulla tapparella e è come se non, cioè è buio raga. Vabbè, io sono ancora al buio in camera, infatti si vede malissimo. Più che altro, raga, mi sono alzata adesso alle 10. Ed è. Che ore sono adesso? Adesso sono le 10 e mezza. Io devo ancora fare colazione, prepararmi, fare il reel. In tutto questo in 3 ore. Secondo me non ce la farò mai. In ogni caso, mi ci terremo aggiornate nel video e vediamo se riuscirò a fare questo benedetto reel, ma ho i miei seri dubbi perché fra doccia, colazione, capelli e trucco, non credo più girare questo reel, non credo. Molto bene. Allora, ma sicuramente oggi la giornata, eccoci qua, la giornata è lunga, quindi direi di partire dal coffee. E il mio preferito che ho, raga, è questo qua di Starbucks che è il Blondie. Non riuscirete mai a leggere. La Lewy tipo c'è l'abbonamento con la Nespresso, ma non ho ben capito quanti ne può scegliere al mese. E ha tipo preso crème brûlée, vaniglia, cose, solo che non mi hanno fatto impazzire. E questo devo dire che è molto buono, però la prossima volta voglio che prende il ginseng, adesso vediamo come lo chiame. Facciamoci sto caffè latte, perché il caffè puro, raga, non lo riesco a bere se non mi vedete arrampicata sui muri. E quindi nulla. E qua, raga, oh, questa è la mia foto. Riusciremo a fare questa storia a me? Eccoci qua, via col flash, a cattiveria. Nel frattempo qua si vlogga a me. Via! Multitasking, no? Buongiorno. Mentre Ame, il mio amico, praticamente, la Lewy, gli hanno detto questo appena preso la cosa per il caffè. E lei, Ame, è incattivita e si sta facendo l'ispirazione Napoli, che da quel che ho capito è il più forte, io l'ho già messo. E addirittura stretto. A cattiveria. Fra l'altro, Ame, queste tazzine qua le ho prese da Starbucks su Deliveroo. Comunque, raga, voglio altre tazze. Sono ingorda di tazze, ma non so che tazze prendere. Se avete delle tazze sfiziose da consigliarmi, qua sotto nei commenti, che vi dico. E via. Perché veramente, se no non ho più altre tazze da farvi vedere nelle storie, ame. I problemi della vita. Capite? Niente, ame, mi devo mettere a cavalcioni perché non c'è letteralmente luce stamattina. Però, cheers. Nulla, adesso però non so cosa mangiare. Lo scopriremo solo vivendo. Ovviamente, Amina, sono sempre la solita furba. Oggi il frigo propone questo. Praticamente, raga, ieri la Lewy è andata a fare la spesa, però non gli ho detto di prendere il pane da tostare, quindi abbiamo questi. E tosterò questi nella cosa per tostare, che non so come si chiama, e farò i miei cheese toast, che sapete, I love. E nulla, Ame. Questo. Tostapane. Tostapane. Mettiamoci a tostare questo babado e via. Raga, non lo so. Adesso vediamo, proviamo a chiuderlo dentro. Ovviamente non si chiude. No, dai, un pochino sì. E poi mettiamo il blocco. Ok.
E sto tostapane è super cute a me perché, cioè, è proprio, è piccolino, lo metti, lo togli, noi lo mettiamo tipo qua dentro, tostiamo, facciamo, brighiamo e fa tutto quello che deve fare, il formaggio lo scioglie, io I love, e nulla. Oggi un pane diverso, però vabbè, ci arrangeremo visto che mea culpa, visto che mi sono dimenticata di dire che volevo riprenderlo. E quindi oggi va così. Adesso lasciamo tostare e ce lo gusteremo. A me che dire, io penso che anche se non era un pane da toast, penso che siamo riusciti a farci venire un surrogato, che dite? Beh, non lo so, adesso l'assaggiamo e vi faccio sapere, raga. Però raga, che sfizio, adoro questa cosa per tostare il pane, guardate che sfizio il formaggio che diventa scioltissimo. Ok, facciamo un po' questo test, questo taste test. Non so come fare per il... Ok. Buono, ma non cambia niente alla fine pane. I love. Io poi vado pazza per i cheese toast, raga. Solo cheese dentro. Buonissimi to die for. E quindi nulla, ame. Colazione e in televisione Gaia che ci delizia con un suo nuovo video. Ama, if you're watching, love you. Buon appetito, ame. Shower time. Aspettate che giro prima che mi lavo. A dopo. Bene, ame, abbiamo finito. Nel frattempo mi sono fatta la doccia e tutto quanto. Adesso Maria Antonietta qua nel retro che mi veglia sempre, mi protegge. E nulla, ame, abbiamo fatto terapista fatto, doccia fatta, adesso c'è il laser da fare, mi devo anche asciugare i capelli, devo pranzare. E nel frattempo, raga, c'è la Lewi che non so cosa sta facendo. No, ascoltatemi molto bene, ragazzi. Io adesso vi giro tutto. Ale, ma cosa... Ah, ma... Voi capite? Sta facendo workout la nostra amica! Mamma, che casalinghe disperate esaurite! Io vado a magnà. Ok, ame. Ho fatto la piega. Ma secondo me voi non capite. Forse è meglio che giro, sapete? Ok. Ho fatto la piega con il Dyson, che è qua alle mie spalle. Ho usato prima la spazzola, quella lisciante, eccetera, e poi ho usato i coni per fare questo effetto un po' mosso. Io poi sono fan di questo mosso molto leggero, non molto peso, tipo boccolo. Quindi adoro. E mi sto trovando molto bene. E io non sto più usando la piastra da quando ho questo. Da quando ho l'air wrap, quindi boh raga, devo dire top. La piega non dura molti giorni, cioè io 2 giorni mi dura poi stop, però a me personalmente va bene. Perché mi metto dove c'è un po' di luce? E poi mi piace molto il risultato, se tenete anche calcolo che io raga sono letteralmente impedita con i capelli, non li so fare, non li so acconciare, per me già questo è un buonissimo risultato. Assolutamente. Eccoci qua. Secondo me rendono molto di più dal vivo che in video. Però comunque dai, un po' si vedono. Fra l'altro, raga, il colore ancora sono indecisa perché vorrei farli rosa, ma mi rendo conto che sono troppo impegnativi da tenere. Vorrei farli biondi, ma devo comunque trovare un parrucchiere perché poi quella che mi ha le fatti adesso in Sardegna non può tornare chiaramente in Lombardia. Ma che fai? Senti rumori. E nulla, ma adesso vado in sala a cucinare, perché adesso devo uscire letteralmente fra un quarto d'ora che ho il laser e tutto il mio tagliando di filler eccetera da fare. E mi farò un sandwich con il tacchino, raga, perché non ho tempo. Quindi ritorniamo con il nostro tostapane, con il nostro pane dell'hamburger. La Lewi, raga, è totalmente distrutta, ha fatto un po' di esercizio fisico, è morta. Adesso mangio e vabbè, avete capito, andremo su Uber e andremo a fare questa cosa. Questo sarà il mio pranzo, un panino con fesa di tacchino all'interno e basta, dei crostini, la Coca-Cola, raga, perché mi sento scarica di energie, il Jeff VIP e la Lewi distrutta dal suo... Madonna.
Ah, c'è Uomini e Donne, via, ci guarderemo Uomini e Donne, amo. Tanto io fra tipo 10 minuti devo uscire di casa. Top, buon appetito. Penso di sì. Allora, vi faccio vedere direttamente l'outfit di oggi, che è felpa Collusion trovata su Asos, pantaloni, se non mi sbaglio, Collusion di Asos. Le scarpe sono le mie ultime acquisto Gucci. E la borsa è la mia Balenciaghina che mi sono presa per Natale. Ed eccomi qua, super super casual, cappotto Asos. E nulla, super super easy. Proprio ragazza che il capello, fra l'altro, sta piovendo. E comunque regge abbastanza con il Dyson, se tenete che non l'ho piastrato, se non usato appunto l'air wrap. E nulla, ame. Questo è quanto. Mi chiedete sempre come mai li uso così larghi. Io, raga, dovete sapere che soffro un sacco il freddo. E più sono lunghi e larghi, meglio è. Infatti io adoro l'effetto tipo coperta. Perché almeno tipo sto così e non muoio di freddo. Infatti io con questo addirittura ho caldo, per dire. E nulla. Eccoci qua, ma nel frattempo io sto aspettando il dottore per iniziare a fare il laser. Poi dobbiamo proseguire con lo ialuronidase. Vedete, raga, che ancora un grumetto qua c'è. Però per il resto è tutto molto più omogeneo. Infatti a me piace un sacco questo risultato. Comunque prima andiamo a fare un po' di laser, che come vedete è giusto il ritocco perché ormai è rimasta della peluria. Adesso non so cosa si vede qua. Qua è sempre la zona un po' più critica, però non c'è più niente, raga, praticamente. Poi, raga, andiamo a fare un po' di filler alle occhiaie in questa zona, perché almeno va a riempire questo solchetto qua, diventa tutto più liscio ed è molto più bello anche da vedere, cioè a me piace molto di più l'effetto. Un'altra roba, raga, non vi farò vedere tutte le situazioni di aghi e cose, perché YouTube, se no, mi distrugge il video. E quindi vi faccio vedere giusto il laser e poi il risultato alla fine, che sarà praticamente un ematoma, però insomma, è così, raga, ogni volta che si fanno questi trattamenti, quindi è normale. Prontissime con gli occhialini, con il dottore che oggi appunto ci lasererà. E il laser che andremo a fare, io non ve l'ho mai spiegato qua su YouTube effettivamente, il centro dove vengo a fare tutti i miei trattamenti si chiama Dr. Chan, ve lo metto giù nell'info box per vedere un po' tutto. E noi facciamo Alessandrite, giusto? Che è il laser più strong di tutti, più forte di tutti. Poi raga, più che altro per un pelo ormonale come quello della barba ci vuole il laser più forte, quindi tipo laser, tipo luce pulsata secondo te? No, ci sono delle luci pulsate medicali, ma sempre preferibile il laser all'Alessandrite, è quello che dà più risultati in assoluto. Raga, io vi devo dire che su di me, cioè, lo vedete anche da voi, perdonatemi il brufoletto qua, ma no, cioè, capite? Non c'è più niente, raga, ormai mi esce la peluria da donna in menopausa, raga, praticamente. E nulla, adesso vi faccio vedere un po' il procedimento. Ok, ma abbiamo fatto il primo lato, come vedete un pochino è normale che sia rossi, ma fate calcolo che a me un paio di ore e va via, a massimo un giorno. Le prime volte, ve lo dico, fa male ed è un pochino più tosta, quindi non vi preoccupate, le prime volte sarà sempre un po' più, no? È un po' più doloroso, dai. Non è una passeggiata, io ve lo dico, dai. È sopportabile, ma raga, sappiate che non è una passeggiata, fa male. Una volta che fate due o tre sedute, poi è tutto in discesa, raga. Nel senso, sentite quanto senti, scusami. Ma tipo da 1 a 10, 4, raga. Cioè, capite, è sopportabilissimo ora, è solo che ovviamente fa un po' di rossore. Adesso vi faccio vedere come fa questo lato. Ed eccoci qua. E iniziamo. Iniziamo. Facciamo un single spot alla volta. Mm-hmm. Dolore? Pochissimo. Giusto magari in questa zona del mento. Sì, sappiate raga che dove avete più peli farà più male. Esatto. In poche parole. Poi va anche a potenze, questo è livello massimo. È livello massimo, raga, quindi chiaramente un pochino si sente. Però fate calcolo che la prima seduta sarà con un livello molto più basso rispetto a questo. Si parte con un livello medio-basso per poi salire fino al massimo. Esatto, quindi raga, tranquilli, i primi periodi non è una passeggiata, però poi non vi preoccupate che non farà più niente. Questo è sentito. Come mai? Avevi dei peletti. Ah, ok. Riusciti. Ma anche qui, no? Un po'. Ok, la vostra amica è arrivata a casa e ha la mascherina perché? Perché alla... Cioè, però sei stronzo. Ma io non l'ho spenta. Come no? Mi hai spento la luce. Ma la sua, sei scema.
Cioè, mi ha spento la luce. No, basta. Praticamente, raga, ho fatto sto ialuronidase, solo che è un po' tosto da assorbire, perché una volta che l'ago entra, il liquido a contatto con l'acido ialuronico brucia, e quindi vi sentite le labbra un po' bruciare, quindi ho preferito evitare fare altri trattamenti per oggi. Sabato prossimo torno, devo andare a fare le occhiaie, le nasolabiali, quello che vi ho detto prima, e vediamo un po' come stanno le labbra per poter finalmente andarle a riempire belle, cuscinose, morbide. Ho fatto lo ialuronidase perché mi sono iniziate a formare dei grumi. Ce li avevo già da prima, da quando andai nel posto vecchio a farmi i filler. È solo che ho pensato, andiamo a ritoccare un po' di qui e un po' di lì. Il medico che cura tutto il mio tagliando è bravissimo, infatti per un bel po' di tempo, raga, è riuscito a camuffare tutto, però poi mi fa: Ale, non puoi andare avanti così. Sciogliti sto acido ialuronico e te lo rifaccio da capo in modo tale che almeno io ti riesco a fare un bel lavoro cuscinoso come lo vuoi tu, e tu almeno non hai quell'antiestetici, buchetti e grumi, eccetera, eccetera. Quindi siamo andati a fare il suo benedetto ialuronidase. Questa è la seconda seduta che faccio. E già dalla prima si è visto un risultato pazzesco perché non me le ha sgonfiate troppo, ma ha sciolto molti grumi. Me ne era rimasto solo uno, infatti, dove quando mi è andato a fare la punturina vicino lì, raga, ho visto le stelle. Non dico che ho visto le stelle, raga, ma è molto fastidioso. Tant'è che ho detto: no, mo, ci vediamo settimana prossima. Infatti, non so, sabato il prossimo vado. Effetto collaterale dello ialuronidase può farvi rimanere le labbra in questo modo. Adesso vi faccio vedere da 2 a 1 settimana. Siete pronte, raga? È un effetto collaterale, è normale, non vi spaventate. Vedete? Sono un po' gonfie, raga, sono molto gonfie. Sappiate che è normale. Mi aspettavo peggio dal video, però, raga, che devi fa? Vabbè, tanto adesso sto a casa, posso togliermi sta mascherina. E nulla, raga, si porta pazienza. Portiamo pazienza, tanto adesso ancora sta settimana, poi la prossima vado a sistemare tutto. Il laser, come potete vedere, raga, i rossori sono rimasti pochissimi. Io già domani i rossori non li ho. E io ve lo dico, raga, il laser fa male. Cioè, io mi ricordo che quando lo facevo a Londra e ne avevo ancora molta, dovevo chiamare malattia perché avevo la faccia talmente gonfia, talmente piena di ustioni. Non dico ustioni, raga. Però, raga, era veramente provata, non potevo andare a lavorare. E chiamavo e stavo 2 giorni a casa a far sì che si passasse tutto e sgonfiasse tutto. Se mi seguite su Instagram sapete, ve l'ho detto 300 milioni di volte, le prime sedute, raga, fanno male. A me dispiace dirlo, ma fanno male. Dopodiché, raga, è tutto in discesa. Chiaramente dipende che peli. Più avete, più andate a trattare, più avete peli nella zona in cui andrete a trattare, più farà male. Infatti, io qua avevo tanti peli, dolore cane, specialmente qua in questa zona. Non vi dico. Altre zone non le ho provate io di laser, però mi hanno detto che essendo tutte le zone ormonali fanno male. Quindi ascelle, inguine, viso. E tutta questa situazione qua. Adesso, raga, sono tornata a casa. La Lewi l'ho incrociata letteralmente adesso perché è andata al DM. Che ti devi fare la deco, amo? Sì, me la devi fare. Ah, devo fargli la deco, raga. Quindi ai capelli. E quindi dopo vi faremo vedere un po' il processo. Che colore ti devi fare, Grigio. amo? Eccola qua, la nostra amica, raga, che sta facendo l'ennesima lavatrice. A quanti ne abbiamo fatti in giro di 2 giorni? 4 lavatrici, raga. Mi cambierò troppi Sono outfit, non andato lo libero so. con lei. Cosa c'è? Oh! Cambio troppi outfit, ragazze. Aspettate che accendo le luci, raga, che qua sembra di stare. Troppa loungewear! E quindi nulla, me. Adesso aspettiamo la Lewi che finisca di fare sta roba, gli faccio la deco e vi faccio vedere un po' poi come esce il risultato anche. Oggi è proprio giornata di trattamenti estetici e via. Nulla, me. Adesso mangio perché sto a morire di fame. Avete visto, prima ho pranzato con sto panino, ragazzi, stavo morto a morire di fame. E nulla, me. Adesso vediamo un po' cosa fare, se devo fare la spesa o meno. La Lewi già è contraria, mi ha detto che non vuole andare a farla. Però io mi sono dimenticata di prendere alcune cose, quindi non lo so, adesso vediamo. Volevo prendermi dei cestini di frutta, che l'altra volta le avevo prese e mi sono piaciuti. E il pane da tostare proprio per queste 2 cose, chiaramente, cioè, che voglia hai? Vabbè, adesso sgranocchio qualcosa, non so ancora cosa, ma qualcosa devo sgranocchiare perché sto a morire di fame. Eccoci qua, spuntino con questi crostini, super buoni a me, boh, li ha presi le Lewi l'altro giorno.
Philadelphia le erbette, che raga, sapete ormai se mi seguite su Instagram vado pazza. Raga, non so più cosa guardare in televisione, a parte qualche volta guardare il telegiornale per rimanere aggiornati con il mondo che praticamente sta andando sempre di più a pezzi. E ci mettiamo a guardare in alternanza o il telegiornale o il Grande Fratello VIP. Non ci sono i di mezzo qua. E nulla, questo è quanto Ame. Adesso ci rilassiamo un attimo e poi mi metto a fare i capelli a questa vagabonda. Eccoci a cattiveria! Live, seguendo il daytime. Capite? Comunque, Ame, niente, questa è la cena di stasera, gentilmente cucinata dalla nostra Ama. Frittata di patate e broccoli. Patate e broccoli, raga, surgelati, non è che ci ho fatto. Cioè, dai. E Coca-Cola zero per tenere un po' in testa. No, ma dici che può essere un. Magari fa bene i capelli. Come maschera per i capelli. Una frittata buttata in testa. Farò come. Vabbè, niente, Ame. Mi mangio sta frittata e boh, ci vediamo più tardi. Non lo so. I have no idea. Comunque, questa è la situazione labbra. E vedete che si sono già sgonfiate praticamente, però non sono diventate minuscole. Via, fuori fuoco. Fuori fuoco. No, diritto. E si sono già sgonfiate rispetto a prima. Vi ricordate quando ve l'ho fatto vedere prima? Praticamente si sono sgonfiate. Adesso una volta al giorno le devo tipo massaggiare per un quarto d'ora e basta. Questo è quanto. E nulla. Ci stiamo mettendo a guardare un po' di video su YouTube. Abbiamo scoperto questo canale, raga. È un genio lei. Si chiama Steffi 1900. Amo, com'è che si chiama Steffi 1900? 86. Steffi 1986. Teso, if you're watching, sei un genio, ti amo. Adesso mi sto guardando tutti i video dove leggi i commenti delle pagine Facebook. Sono a terra. I love you. E quindi nulla, proseguiremo con farci una carrellata di suoi video. Genio, raga, totale. Raga, stiamo per guardare una cosa super iconica che non vedo da una vita. Sapete perché? Perché questa persona qua non ha mai visto Mean Girls, raga. Non ha mai visto Mean Girls. Non dico nient'altro. Buona visione a me, a noi. Ah, e fra l'altro, raga, dovrò dire addio perché è arrivato il momento di mangiare healthy, ma sono obsessed, raga. Buonissimo. Raga, buonissimo. Voi che potete mangiarlo, mangiatelo perché questa sarà la mia ultima volta. Adesso mi guardo Mean Girls. Ciao. Che dire, follettini e follettine, la vostra amica ha finito di vedere Mean Girls e non contente la Lewis si vuole. Si è voluta fare la deco perché doveva farsi il ritocco. Eccola qua. Buonasera. Gli ho fatto la deco, raga. Don't try. We are punk, don't try this at home. Andate dagli specialisti. Ma la Levi, raga, ha i capelli super corti. Quindi ho detto, vabbè, facciamola. La Levi aveva i capelli super corti. Aveva? Aveva i capelli. Non si capisce mai, amo, fra una wig e l'altra ormai. Qui la vedo lunga. E nulla, adesso aspettiamo che si schiariscano. Ma ce n'è da fare un'altra. Ce n'è da fare un'altra e poi si deve mettere il. Che colore ti vuoi fare? Grigio. Ti vuoi fare i capelli grigi, dai. Ancora una deco, un tonalizzante, il gioco è fatto. Fra le altre cose, raga, ho preso il nuovo shampoo della L'Oreal. Che adesso ve lo faccio vedere se lo trovo. Eccolo. Non lo so, magari gli chiedo update e gli faccio fare una recce. Gli faccio fare una recce veloce perché è letteralmente appena uscito lo shampoo. Papo shampoo antigiallo per capelli biondi, appunto, schiariti comunque. Questo qua, e ho detto, boh, proviamolo, vediamo un po' com'è. E nulla, me adesso trust the process. E ci vediamo dopo con il look finito o magari mentre gli applico la seconda deco per farci due risate, Ame. Ma sì, dai. Buongiornissimo, Ame. Noi siamo fuori dalla finestra perché c'è della luce. Oggi, raga, il tempo è orrendo. Sono parolone. Tempo orrendo. Comunque, questi sono i capelli della Lewi. Sono usciti grigi. Allora, dal vivo sono più chiari, onestamente. Non sono così scuri. Però sono grigi, Ame. E nulla, ieri alla fine ci siamo totalmente abbioccate, morte nel letto. Alle 4:30. Sì, raga. Infatti adesso trattamento su trattamento.
La situazione laser, come vedete, raga, ancora un po' irritata, però è normale, raga. C'è poco da fare, bisogna solo portare pazienza. No, ma io voglio parlarvi qua. Ciao ragazzi, è tutto bene? E quindi nulla, ame. Questo è quanto, e questi sono i capelli. Là c'è l'altra. E nulla, ame. In coma, allucinante. Siamo in coma. Io oggi ordino non me ne frega niente. Oggi cosa sto dicendo? Oggi non facciamo niente. Monto solo questo video, così ve lo carico stasera. E certo, amo, c'è via la luce bianca, fuori grigia. E monto solo questo video e poi non ne voglio sapere di altro. Che sono tutte irritate in faccia, voglio mangiare, basta. E nulla, ame, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sto sempre qua. Eh sì, lei ama. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mi fa spaccare, raga, che si è fatta gli orari di lavoro e è off da una settimana. Ma sono off da 3 giorni. E nulla, ame, mi raccomando, fate le brave. Noi ci vediamo a un prossimo video. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. E nulla, ame. Penso di avervi detto tutto. Questa A Day in My Life finisce qua. E fatemi sapere se ne volete altri, perché io onestamente non ho idea se vi piacciono, se non vi piacciono. E non so neanche come farli, onestamente, perché sono i primi che faccio. Quindi fatemi sapere, tipo, datemi dei consigli sotto i commenti per farli meglio, per fare l'upgrade di questi vlog. Se volete più dettagli, non lo so, raga, no idea. Scrivetemi tutto qua sotto e noi ci vediamo in prox video. And as always, ame, keep slaying, bitches. Bye girls, love you.